L'Epifania, come si sa, tutte le feste porta via, allora noi iniziamo da qui il nostro 2018, vi diamo un carissimo augurio da tutta la redazione di Verona News, la redazione che si trova in un monumento, anzi in un simbolo di Piazza Bra, Verona, che anche quest'oggi, questo sabato, il Labrusala Veccia, ma non solo, storia, cultura e tradizioni, partendo da un presepe molto molto particolare fino all'arrivo dei Re Magi. La cultura cristiana, ma anche diciamo tanta scaramanzia per il futuro. Dove si saranno dirette le fiamme quest'anno? Beh, se seguite il servizio lo scoprirete di sicuro. Partiamo anche con le dichiarazioni del sindaco Federico Sboarina e di tutta l'amministrazione presente per rinnovare quello che è il messaggio di Gesù Cristo nella tradizione cristiana del Natale e delle feste. Questa sera e tanti, tantissimi turisti che stasera, come in tutte le vacanze di Natale nelle ultime settimane, sono stati ospiti a milioni, possiamo dire, nella nostra città. Sottolineo solo una cosa, vero? È il mio primo Natale, è il primo anno che sono sindaco, è la prima volta, però rimarco questa cosa, i presepi all'interno dell'arena, abbiamo fatto i presepi riciclati dei bambini nelle scuole, ogni stanza, penso, del nostro comune ha un presepio. Noi su questo continueremo a lavorare, per noi il Natale è questo, è la stella cometa, è la nostra cultura, la nostra tradizione, sono i nostri valori, sono tutte le cose, sono tutti i valori con cui tutti noi siamo cresciuti e non li cancelleremo, non cancelleremo i nostri simboli, anzi ogni anno li esporremo sempre di più, li porteremo sempre più avanti, anche e soprattutto per i nostri ragazzi, per le nostre ragazze, per i nostri bambini, per le nostre bambine, per i nostri giovani che crescano con gli stessi valori con i quali siamo cresciuti noi. Tanti auguri veramente di buon anno a tutti. Questa manifestazione nasce tantissimi anni fa proprio da Alfredo Troisi quando era direttore generale di Confcommercio. Negli anni poi noi l'abbiamo sviluppata e Verona e tutta la sua provincia oggi è diventata la quarta capitale europea per quanto riguarda gli afflussi per attività legate, manifestazioni legate al Natale. Quindi un grande lavoro che abbiamo sempre fatto in grande coordinamento con le amministrazioni. Quest'anno Verona ha fatto veramente un successone che abbiamo voluto anche esprimerlo con la conferenza stampa di inizio delle attività natalizie che abbiamo fatto proprio con il sindaco a Roma davanti alla stampa nazionale. L'anno prossimo ci sarà un progetto di poter fare una conferenza stampa internazionale, forse andremo a Parigi, a Londra, vedremo, anche perché ogni anno sempre di più turisti arrivano nella nostra città. Una stella più bella delle altre, che non si trovava affatto sulla carta del cielo, e pareva facesse loro cenno. Stella si muoveva, ebbero l'idea di seguirla e si accorsero ben presto che essa li guidava, secondo le predizioni dei profeti, a Betlemme di Giuda, dove era nato il re dei giudei. Perché il 2018 sia fantastico. Buona serata a tutti. E facciamolo sto grido. No, bisogna dare il countdown. Countdown. 3, 2, 1, grido. Ok. Per il 2018. 3, 2, 1. Funziona sempre. Via! Grido! Grido generale! Viva il 2018! Che ci porti grandi cose! Ci siamo! The più di più, la voce! The più! Dai, rincoraggiamo le fiamme! The più! Più si grida, più si lavora! Forza!